Anastasia, ma ciao, sei tornata, ma cosa fai? Anastasia, cosa è successo? Ma va, c'ha la luna! Ma bentornata da scuola! Vanessina è andata a catechismo! Che cosa succede domani finalmente? Brava! Yeah! Finalmente domani è arrivato arriverà il grande giorno! Andiamo in gita per la prima volta, Ani! Col cappellino della scuola! Ah sì? Così non ti si vede la faccia, fantastico. Poi il kiwi, ti ho comprato i braccialetti. Apri, apri, vai. Poi papà stasera ce lo rimette. Sembra un sacchetto, in verità no. Sembra un sacchetto, ma non è. Ma tanto domani non piove. Non dovrebbe piovere, però si sa mai. Infatti, certo che magari dopo un po'. Certo che lo devi portare, l'ho comprato apposta. Dai che ce la fai. Dai ragazzi, l'attesa ne varrà la pena perché è bellissimo. Eccolo. Okay. Allora, ho avuto un piccolo. Sembra un po' strano, ma non è strano. Allora vi spiego, ragazzi. Ho avuto un piccolo dibattito con Anastasia perché sostiene che non è un kiwi, ma perché non è a giubbottino come quello che ha la sua compagna. È fatto a mo' di pipistrello. È bello. È certo che è bello. Perché almeno quando. Praticamente l'acqua va. Qua si chiude, poi. Qua. Aspetta, togli la manina. Fai così, c'è il tuo cappello. L'acqua scivola giù. Qua c'è, hai anche una taschina, sì, guarda che bello, ci puoi mettere quello che vuoi. Sì. Un pulcino, così lo portiamo a casa, perché Anastasia domani va in una fattoria bellissima. Dove vedrai nascere i pulcini, ma che meraviglia, voglio vedere anch'io. Va bene, ti ho preso anche i braccialetti perché soffri l'auto e quindi ho paura che tu soffra anche il pullman, anche se in realtà dove sei? Anastasia, dove sei? Un fantasma, aiuto! Va bene tesoro, ascoltami. Di qua, non rompere la scatoletta. Da qui si apre. Sì? E come ti ho insegnato a metterli? Questi, prima si mette questo. Ma è indifferente, o uno o l'altro. Allora... Brava, così. Dove c'è il bottoncino sotto? Sì. Perché no, è sbagliato, eh. Il bottoncino va qui. Va qua, sul qua. Il bottoncino. Oh, ma ok, sì. Però devi andare un pochino più indietro. Guarda questo. Esatto. Così, un po' più giù, però. Perché brava. Solo io e la mia compagna, così se la mia compagna vede questo video, fa se compra anche lei braccialetti, non lo so, non me l'ha detto. Così fa come ho fatto io. Certo, amore, sì. Peccato che questo video uscirà dopo la tua gita, ma fa niente. Andiamo a fare. No, aspetta un secondo, amore. Io devo finire un attimino di lavorare. Poi andiamo a prendere la vane e andiamo a comprare le bottigliette d'acqua che ti voglio portare, che ti voglio dare per la gita domani, ok? Gioca 5 minuti, tanto sei appena rientrata a casa, gioca un pochino che poi abbiamo tutto il tempo per preparare la zainetta! Ani, amore, dobbiamo fare... Ma mi stai facendo uno scherzo? Dobbiamo preparare lo zainetto! Finalmente ce l'abbiamo fatta! Sei caduta! Ascolta, allora, cosa devi fare per prima cosa? Svuotare... Lo zaino. Cosa dobbiamo guardare? Questo. Quindi svuotiamo lo zaino. Questo, hai già messo dentro? Questo è quello dove però proprio è la puntura. Dopo la puntura. Se la puntura la metti. Lo metti. Della zanzara. Uh-huh. Poi io invece questo che si mette prima. E togliamo uno. Questo lo lasciamo. Quello lo lasci perché lo devi consegnare. Sì, togli tutto tranne quel quaderno lì, va bene? Ascolta, questo e i fazzoletti li tieni. Magari te ne do anche un altro di pacchetto di fazzolettini. Questi. Cos'è? Uno solo, ti ho detto. Scegli quello che sei. Questo. Va bene, quello con quello. Perfetto. Ok, ci sei? Così andiamo su a scegliere i cambi. Questo fazzoletto nostro. No, tienili, tieni. Ma perché? In questo. E lì ci sarà la merenda da togliere. Ok. C'è un'arancia? Bene. Spiegate questi, ve lo ricordate? Ah, questi qui li metti nello zaino, però domani mattina ci dobbiamo ricordare di metterli, Li metto magari
No, ce li dimentichiamo. Piuttosto mettili nello zaino, così appena arriviamo lì, se mi dimentico di metterteli, anche perché domani mattina ci dobbiamo svegliare molto presto. La merenda, così mi fai la merenda e ti ricordi che sono là. Ma la merenda la prepariamo già adesso, amore. Sì. Va bene. Mettili, non ti preoccupare. Io ti volevo mettere un altro pacchetto di fazzoletti. Ani, aspetta un secondo. Non ci sono solo queste cose da mettere. C'è anche questo, che è il Kiwi, solo che adesso me lo devo far chiudere un attimo da papà. No, lo metti nello zaino, Ani, che se ti serve almeno lo puoi utilizzare, no? E il cappellino? Vai già a scuola col cappellino. Allora, metti il cappellino sopra il Kiwi, dai. Poi da papà me lo faccio... Secondo me il cappellino è meglio che lo metto in macchina. Sì, andiamo su a mettere i cambi, quindi. Sì, va bene. Amore, io ti ho già preparato alcuni cambi. Uno, innanzitutto decidiamo come partire. Come vuoi partire? Questo. Va bene. Guarda, ti dico che domani fa un po' freddo, purtroppo. Quindi ti conviene mettere, non so, questo? No, va bene quello. Quello lo metti come cambio nel caso in cui ti sporchi. Quindi, la maglietta, va bene quella sotto, fucsia? O vuoi una maglietta a maniche corte questo? Con la felpa? Questo. Con la felpa. Sì. Ok. Con questi pantaloni? No, quelli li porti come cambio. Okay. Sono pesanti, pantaloni. Poi magari ci stai anche bene. Questi. Con questi, ok. Allora così parti, va bene? E le calze poi. Vai a prenderle. Poi c'è questo, li metto. Quelli li portiamo come cambio. Questo. Sì, anche questo. Due pantaloni come cambio e due magliette come cambio, direi. No. Eh sì, perché se ti sporchi magari. Allora, quindi questo e questo come cambio, quindi questo lo ritiro e ti do un'altra magliettina, va bene? Allora, abbiamo cambiato, quindi parti con questa e con la magliettina. E come cambio utilizziamo questi due, va bene? Più un'altra maglietta ti metto, ok? Il cambio lo mettiamo tutto qua dentro, ok? Adesso la mamma ti piega i vestitini e li mettiamo lì. Sì, sono ordinati, così se c'è qualche problema la maestra prende il sacchetto e ti cambia, va bene? Sacchetto pronto, lo ritiri tu? Dove vuoi? Lo voglio mettere in mezzo. Mettilo dove vuoi, dentro lo zaino, nella parte più grande dello zaino. Lì? Sì, perché poi qua magari la maestra deve mettere... Va bene. Ok, quindi lì è il tuo cambio. Sì, c'è tutto? Sì. Mm? Va bene. Sai cosa, forse una canottiera. Sembra che stai andando in vacanza, Ani. No, la canottiera no. Ok. Sacchetto con il cambio super pronto. Ani, chiudi e andiamo giù a riempirlo con lo snack, l'acqua e se vuoi anche della fruttina, va bene? Allora, dobbiamo finire lo zainetto perché si sono fatte le 10 di sera e domani mattina ci dobbiamo alzare alle 6:30. Guarda. Sì, molto bella. Senti, prendi un paio di merende, ok? Quante? Due, dai. Prendi i Ritz e magari una briochina. Va bene, guarda che bella. Sì, amore, bellissima, ma io sono anche molto stanca. Ti va di andare a prenderle? Mm? Sì. Vuoi prendere anche la fruttina? Mm. Solo una bottiglia d'acqua, non è poca? No. Ma loro vi danno da bere? Sicuramente sì. In fattoria, sì. E poi ci sono i panini. I panini? Non è da bere. Ora, abbiamo scelto i Ritz e due pacchettini di biscotti. Dove li mettiamo? Qua davanti, giusto? Sì. Dai, mettili e andiamo a nanna. Dove c'è l'acqua? Lì dovrebbe esserci già l'acqua. Sì, ah, anche la fruttina, amore. No. Dai, che ti fa bene. No. Adesso no, però magari domani poi ti va. L'acqua non vuoi metterla in frigo? Ok, allora dove è messo il braccialetto? I braccialetti sono qua dentro. Domani mattina lo mettiamo, ok? Anzi, li mettiamo. Ok, amore? Ok. Possiamo andare a nanna? Mm? Andiamo a fare doccina e nanna. Diamo la buonanotte e ci vediamo domani mattina, va bene? Ciao! Doccina fatta e ci vediamo domani mattina alle 6:30, va bene? Mi raccomando, non mi fare aspettare troppo. Ciao, amore. Buonanotte. Ciao. Bimbe, dobbiamo andare, Ani? Ani, dobbiamo andare in gita. Amore, andiamo in gita. Andiamo. Sei contenta? E ora, amore, buongiorno. Vane, ti va di venire con me? Vieni con me così poi io e te andiamo a far colazione. Hai voglia? Dai, però sveglia, perché altrimenti io non ti posso aspettare oggi, Volta la mia patatina per la sua prima avventura da sola, senza la sua mami.
Sei pronta? Stai bene? Tutto ok? Hai fame? Non mangi niente, poco poco, perché così non stai male sul pullman? No. Ok, andiamo giù, mettiamo un po' i braccialetti ai polsi. Andiamo. Ma quello non fa vomitare. Quelli servono per non vomitare, perché vanno a toccare un punto del braccio che ti impedisce appunto di rimettere. Ma devi schiacciare. Fa la pressione, è un bottoncino, hai notato che c'è il bottoncino bianco, quello preme, se viene posizionato nel punto giusto. No, devi andare un pochino più indietro, amore, guarda sempre la figura qua, la vedi? Lo vedi che c'è lo spazio? Qua. Ecco, più o meno, ci deve essere un dito qua, tra la mano e il bracciale ci deve essere un dito di spazio, idem sotto, sempre sotto, un pochino più indietro, bene. Sì. No, sono morbidi. Poi li compro anche a te quando vai in gita. Ok? Si può andare? La merenda l'abbiamo già messa ieri, vero? I due snack. Ok, andiamo. Abbiamo tutto? Pensiamoci. Il kiwi se piove, il cambio, le salviette, i fazzoletti di carta, dei sacchettini. Tutto. La merenda. Sì, abbiamo tutto. Ok, possiamo andare? Sei pronta? Come ti senti? Bene, sei un po' agitata? Fai vedere i polsini? Perfetto. Aspetta, fa rimettili. Questo mi sembra un pochino troppo in su, sì. Ok, dai. Al massimo se vedi che si spostano li metti a posto tu. Va bene? Andiamo, amore. Amore, siamo quasi arrivati a scuola. Anastasia, siamo arrivate. E non c'è ancora nessuno! Nessuno, neanche la corriera! Tutta questa fretta, guarda le tue maestre, sono lì, adesso andiamo. Siamo le prime! Io credevo di essere in ritardo. Va bene, ascolta, vuoi farti vedere dalla maestra? Così la salutiamo e le chiediamo se c'è da mettere qualcosa nello zaino. Gli vuoi dare il quaderno? Andiamo, dai. Dare così la maestra ti dà il cibo, ok? Tu dalle il quaderno. Aspettiamo che partono. Ah, la mia paura è che partono quando è ora che apre la scuola, perché qua non c'è ancora nessuno. No, sì, vabbè. Tu non hai fame? Non volevi fare colazione? No, neanche tanto, vero? Voglio vedere Anastasia. Anch'io, certo. Ciao, amore. Ciao, amore, divertiti. Guarda che questa... Ciao, divertitevi, mi raccomando, Non bevete tanto, ciao. Divertiti, amore. Bene cuccioline e cucciolini, Anastasia è partita, io sono emozionatissima perché è la prima volta che fa un viaggio senza di me, ovviamente, perché ha solo 6 anni, lei era super emozionata, un po' nervosetta stamattina, sono arrivate comunque già le prime foto, sono arrivate, il viaggio è andato tutto bene e quando tornerà ci faremo raccontare tutto. Voi siete uscite, chi sta arrivando? Anastasia! Sì, guardatela in fondo! Com'è andata? Bene. È stata una bellissima esperienza. Stai tanto tanto affamata, ma non hai mangiato? Hai mangiato i panini che ti ha dato la scuola? Ne hai portati a casa tanti indietro. Hai mangiato poco, amore? Come mai? Non ti piacevano? Sì? Senti, allora adesso ti lascio far merenda e poi mi racconti tutto, anche la nascita del pulcino, Va bene? Merenda anche oggi, dopo questa giornata faticosa, vero Ani? Dopo mi racconti tutto. Tu sei stanca, amore mio? Non ti sei addormentata sul pullman? E c'erano anche gli altri bimbi? I gemelli c'erano? Leonardo e Federico? E anche Matteo? Amore, siamo tornati a casa, stai cenando, mamma mia, quanto ti piace l'ovetto la coq? Pronto? C'è qualcuno? Non c'è nessuno! Allora, diciamo che sei stanchissima, vero? Sei stanchissima perché stamattina ci siamo svegliate molto presto, prima del solito. Per andare in gita. E quindi è hai bellissima. Amore, dopo mi racconti tutto nel letto. Tutto che non abbiamo ancora avuto tempo. Il viaggio è andato bene? Ti sei divertita? Allora adesso cena, poi mi racconti tutto, va bene? Amore, questa giornata sta per terminare, anzi diciamo che è terminata. Allora, voglio sapere una cosa sola della giornata di oggi pomeriggio, la nascita del pulcino, me lo racconti? Perché mi piaceva questo signore che ci faceva
vedere il pulcino. Sì. La prima era ci ha fatto vedere l'uovo. Sì. La seconda ci ha fatto. No, la seconda non c'era, si sentiva solo il cip cip. Dai, poi, da dentro l'uovo. Sì. Oddio. Poi la terza ci faceva sentire qua rumore. Dai. E la quinta non c'era. La quarta. Poi, no, ok. E poi c'era il gallo. Ah sì, vabbè, ma com'è nato questo pulcino? Com'è che si è rotto il guscio? Non si è rotto? No, e lui, il signore, lo faceva così, vedeva che non era più pronto. Allora l'ha rimesso dentro, poi ha preso un altro. Ah sì? Non era pronto, l'ha preso un altro e quello era pronto. E com'era? Piccolissimo? Sì. Tutto spennato? Era bagnato. Era bagnato, sì, eh. Però si vedeva, era un po' grande, era così tipo. Alla faccia, piccolino, ma che carini. E abbiamo visto il gallo. Il gallo, le galline la c'era. La maestra Cristina l'ha tenuto in braccio. Al gallo, ma davvero? Ma che carino. Gallina. Alla gallina. E poi quali altri animali c'erano? Poi c'era la pecora. La pecorella. Sì. E poi c'erano le giostrine, sì, vero? Il brucomela, però era. Pensa a te, il brucomela anche. E cosa avete mangiato per merenda? Il gelato. Il gelato al latte della mucca. E com'era? Buono. Buonissimo. Chissà che buono, veramente. Va bene, sono contenta che tu ti sia divertita. È stata la tua prima esperienza in assoluto. Va bene, tesoro. Adesso siamo tutti tanto stanchi perché ci siamo svegliati molto presto stamattina. Perché l'orario di incontro era alle 7:30. E quindi andiamo a dormire. Stanotte farai dei sogni bellissimi, scommetto, sì. Vero? E allora diamo la buonanotte ai nostri cucciolini. Notte cucciolini, cucciolini, iscrivetevi ai canali, attivate la campanella e lasciate un bel like in su. Ciao!